giochiamo assieme? Non vedi cosa sto facendo l'occhino? Sto guardando la televisione. Ma tu sei mio papà, volevo giocare con te. Vedete perché mio papà è cattivo? Perché non vuole mai giocare con me. Lasciate un mi piace per giocare con me. Papà, ma non puoi spegnerla? No, l'occhino, c'è il mio film preferito in TV. Ma va bene, allora io leggerò un po'. Ma se non sai neanche leggere, l'occhino, da quanto tempo è che non sai leggere? Devo leggerti io le favole dell'orrore prima di andare a dormire. A me piacciono le favole dell'orrore! Sì, sì! Lasciate mi piace se vi piacciono anche a voi! Va bene, allora io... quale libro prendo? L'occhino, ma se non sai neanche leggere, che cosa ci fai con un libro? Guardo le figure, vediamo... Oh, cosa c'è qua? Diario di Locchi? No, l'occhino, lascia stare quella cosa lì. L'occhino, lasciala stare. No, lasciala stare, mettila subito giù. Ma papà, è solo un libro, il tuo diario. Non sapevo che avessi un diario segreto. Appunto, si chiama segreto perché deve rimanere segreto, hai capito? No, papà, no, fermo. Non voglio farti del male. Ma che male, se sono un bambino non mi farei mai niente. Brutto stupido bambino, prendi questo! Tieni stupido, adesso io mi nascondo e tu non mi troverai mai. Aspetta, apriamo qui dentro. Di sol... Ma che cos'è questo? Aspetta, tanto lui è svenuto, non mi vede. Che cos'è? È un costume. Oh mio Dio, è un costume grigio. Ma è spaventosissimo! Che cos'è, un coniglio? Oh mio Dio! Tanto non mi troverà mai qui dietro, ok? Locchino? Dove sei, Locchino? Locchino? Sei per caso sotto il lavandino? No, non sei qui dentro. Ok, meno male che non mi trova qui dietro. Locchino? Sei per caso... nel cestino? Il cestino dove mi buttava sempre quando diceva che ero un bambino spazzatura! Locchino? Oh mio Dio, ma devo fare più in fretta, tu stai leggendo il diario! È vero, mi ero dimenticato, devo leggere il diario! Ecco qua, 8 gennaio 2014, Locchino ha detto la sua prima parola, è stata papà! Ma non è vero, è stata pipì! No, era papà! Ti giuro, era papà! Ero tipo un sacco emozionato! Comunque, fatto sta che ho detto pipì! La prima cosa è pipì, la seconda è stata pupù e la terza popò! No, Locchino, no, Locchino, era papà! Me lo ricordo! Mio figlio è la cosa più bella del mondo! Giriamo pagina! Locchino, non è che sei per caso... No, mio Dio, l'ha scoperto! Locchino... è dentro lo sgabuzzino con il costume di Fre... Oh mio Dio! Oh, mi sa che mi ha scoperto! No! Sta aprendo! Ok, ma qui non ci passerà mai! Non ci passa ciccione! Sì, meno male! Aspetta... Oh, ci sta girando! E allora prendi questo! Brutto stupido! Ecco qua! Capito? E adesso, mentre è svenuto, devo trovare un altro nascondiglio. Dove posso nascondermi? No, il cestino no. Il lavandino l'ha già detto. Aspetta, mi è venuta un'idea. Possiamo... No, questa non era un'idea. Possiamo nasconderci dentro qua. Dentro il bagno. Ecco qua. Pizza! Non so nuotare. Leggiamo il diario. Pagina 2. Locchino ha fatto i suoi primi passi in autostrada ed ha schivato tutte le macchine come gli ho insegnato io. Però sto affogando, non so nuotare, aspetta. Ok, devo nascondermi. Sta arrivando. Locchino, non è che per caso sei in bagno? Non sai neanche nuotare! Oh no! Devo nascondermi! Sto affogando! Papà, non ce la faccio più! Papà, aiutami! Sto affogando! Aiuto! Papà! Vieni qua, brutto stupido! Vieni qua! Mi avevi picchiato! Tu sei un papà cattivo! Prendi questo! Ok, adesso devo trovare un altro nascondiglio! Ma dove vado? Dove cavolo posso andare?
Devo leggere questo diario. Devo leggerlo assolutamente. Dove posso andare? Posso nascondermi sotto il pianoforte? Dentro il pianoforte magari. Vediamo. No, diciamo che non ci sto. Allora, oddio, aspetta. Possiamo nascondere... Oh sì, dentro il frigorifero, ma farà un po' freddo. Oh, ecco qua. Ok, siamo al sicuro adesso. Forza, leggiamo il libro. Ha fatto una puzzetta, mio papà, che schifo. Non era una puzzetta, brutto stupido. Era semplicemente aria che usciva dal mio sedere. È una puzzetta, papà, brutto stupido. Allora, pagina 3. No, Locchino, smettila di leggere queste cose. Dove diavolo ti sei nascosto? Dopo 8 mesi che non cresceva, qua siamo a settembre. Quindi, è nato a gennaio e a settembre già non cresceva. Dopo 8 mesi che non cresceva, Locchino si è alzato di 1 millimetro sotto i pantaloni. Ma in che senso, papà? Sta diventando proprio come papà. Locchino? Fa freddo qui dentro. Non è che per caso sei dentro al frigorifero? Brutto stupido, tutta... Oh, oh, mi ha scoperto! Tieni qua, brutto stupido, stai lì, hai capito? Aspetta, chiudi il frigo che sennò marcisce tutto, anche se non c'è dentro niente. Dove cavolo posso andare? Dove posso prendere questa spa... Ah, no, è di plastica. Allora possiamo andare... Tipo, qua, possiamo uscire, possiamo andare in giardino. Sì, 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 corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Non, voi non correte sulle scale, mi raccomando. È pericoloso. Ok, dove posso andare? Ma questa? Ma da quando avevamo un cagnolino che poi è morto? Va bene, allora mi nascondo qui dentro. Facciamo così. Ok, ci nascondiamo dentro la tomba. Anche se non si respira tanto. Allora, continuiamo a leggere. Locchino, dove diavolo ti sei cacciato? Allora, in casa non ci sei più, ora sto uscendo. Sto uscendo. Locchino, e se ti trovo, guarda, te ne do tante, ma tante. Presto, presto. Allora, pagina 4. Giusto, sì, sì. Oh mio Dio, si sta avvicinando. Locchino compie 1 anno. Non sa ancora soffiare sulle candeline. Quindi ci ha sputtato sopra, come gli ho detto io. Fiero di come sta crescendo? Oh mio Dio! Aspetta! È sopra di me! È sopra di me! Locchino! Lo sento che stai leggendo il libro. Tu non sai parlare nella mente. Locchino? Perché? Ma dove diavolo sei? Non è che sei nella... No, sei nella tomba. Ti prego, Locchino, dimmi di no. Mi manca il fiato. Mi manca il fiato. Cervelli, papaya. Anzi no, sono una zombie. Non mi fai male, vieni qui papà. Sono una zombie. Papà, vieni qua. Papà, papà. Perché scrivevi quelle cose carine su di me? Locchino, mi fai paura! Vai via! Vieni qua, papà! Pian pianino ti raggiungo! Papà! Vai in cantina, vero? Oh, ma è spaventosa la cantina! Papà, dove sei? Adesso sono io che cerco te, papà! Comunque, ok, ha funzionato, è stupido, ci ha creduto che sono uno zombie. Guarda, mi manca anche un pezzo di cervello, ma quello mi manca sempre, non ci è voluto tanto. Allora, leggiamo l'ultima pagina, 21 marzo 2016. Puntini, puntini, puntini... 22 marzo, pagina 6 di 6, non c'è niente. Papà? Ah, ma non sei uno zombie davvero? No, stupido! Certo che
che lo sono, ti mangio il cervello! Sto scherzando, papà, ma perché in questo diario... Tò, tieni, te lo ridò dato che ci tenevi tanto. Perché eri così buono e adesso invece mi tratti sempre male? Dicevi che eri fiero di me? Lo stai rimettendo a posto? Papà, ma perché? Adesso sei cattivo, una volta mi volevi così bene, avevi anche un diario segreto. Locchino, ti devo dire una cosa. In realtà, quell'occhino non sei tu. Ma come non sono io? Io sono l'occhino! No, l'occhino. Tu sei un altro l'occhino. Quell'occhino è morto quando aveva un anno di età. Ma che diavolo!